Questo congresso si svolge in una fase storica che definirei di emergenza democratica. Se assumiamo uno sguardo omnicomprensivo su tutte le riforme in cantiere, da quelle sull'autonomia differenziata, quella sul premierato, a quelle che riguardano l'assetto della magistratura e l'esercizio della giurisdizione, si comprende come la posta in gioco sia totale e riguardi la sopravvivenza stessa del modello di democrazia repubblicana instaurato dalla Costituzione del 1948. Modello che, come osservato dai più autorevoli costituzionalisti italiani, da queste riforme viene scardinato nei pilastri fondamentali dell'unità nazionale, della divisione dell'equilibrio dei poteri, nella indipendenza della magistratura, nel principio cardine della pari dignità e dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Dello stesso ethos anticostituzionale sono espressione anche tante altre leggi ordinarie, come quella della legge che mira a sopprimere il diritto dei magistrati di eleggere i propri rappresentanti al CSM. In sintesi, è in corso d'opera una sorta di organico work in progress che, procedendo a tappe forzate su vari fronti, ha come meta finale la transizione storica verso una nuova forma di Stato, verso quella che il professore Gustavo Zagrebeschi, in una memoria depositata al Senato, ha testualmente definito una democrazia illiberale, autoritaria, che di democratico ha poco se non la faccia elettorale e che è funzionale agli interessi di ristretta oligarchia. Chi si fosse illuso che la democrazia, lo Stato, Costituzione e diritto erano una conquista definitiva e un punto di non ritorno è chiamato a fare i conti col principio di realtà. E confrontarsi col principio di realtà significa innanzitutto misurarsi con la realtà della storia di questo paese. E la lezione della storia attesta che una parte di questo paese ha sempre vissuto la Costituzione del 48 come un corpo estraneo, non si è mai identificato nel suo quadro di valori. Una parte del paese rilevante soprattutto per il suo peso politico, perché è composta non soltanto da neofascisti confluiti nel movimento sociale italiano e nelle tante formazioni eversive della destra, ma anche da quei settori delle classi dirigenti nazionali che avevano portato al potere e avevano sostenuto il fascismo. Settori del sistema di potere italiano che si sono poi opportunisticamente riciclati nel nuovo ordine costituzionale, non condividendone i valori e operando al suo interno come una quinta colonna per frenarne e sabotare l'evoluzione, per ridurre la Costituzione a un libro dei sogni privo di incidenza sui rapporti sociali. L'ostilità di questa parte dell'Italia nei confronti del nuovo ordine costituzionale non si è mai sopita. Ha attraversato tutta la storia nazionale, declinandosi non soltanto nelle forme palesi e incruenti di una politica condotta alla luce del sole nelle aule parlamentari, ma anche in altre forme occulte e violente. Quando alle forme occulte mi riferisco per esempio al fenomeno della P2, il cui manifesto ideologico, il piano di rinascita democratica, è una summa esemplare di animosità anticostituzionale. Non è un caso che molte delle riforme in cantiere siano la calligrafica trascrizione di quel piano. Quanto alle forme violente di lotta politica diretta a sabotare la Costituzione, mi riferisco alla sequenza ininterrotta di omicidi politici, di colpi di progetti di colpi di Stato, di stragi che hanno segnato tutta la storia del secondo dopoguerra nazionale, che non ha uguali in nessun altro paese europeo. Stragi eseguite sotto una sapiente regia politica in momenti critici per frenare appunto l'attuazione della Costituzione. Una violenza politica omicidiaria che ha travolto le vite di tanti magistrati proprio per la loro lealtà alla Costituzione, proprio per il loro patriottismo costituzionale. E poiché questo congresso si svolge a Palermo, mi sia consentito per tutti loro ricordare la storia reale di Giovanni Falcone, al di là della retorica ufficiale, che è emblematica perché è riassuntiva nel suo iter, nel suo tragico epilogo, di una travagliata storia collettiva della migliore magistratura italiana. Le campagne mediatiche contro Falcone, accusato di avere violato il dovere di parzialità e di essere un giudice politicizzato. La sua riduzione all'impotenza, prima all'ufficio istruzione e poi alla Procura della Repubblica di Palermo. La discesa in campo contro di lui di quelle che egli definì le menti raffinatissime, mentre indagava sulle connessioni tra mafia, P2, destra eversiva per gli omicidi politici Mattarella, La Torre e Dalla Chiesa, non furono certo opera di personaggi come Rina.
ma furono complesse operazioni di sistema che chiamano in causa settori importanti dello stesso establishment di potere, da sempre nemico della legalità e della democrazia costituzionale. Non si tratta di storia del passato, ma si tratta di storie che, attraversando il tempo, arrivano sino ai nostri giorni. La parte del paese che non si è mai riconosciuta nei valori della Costituzione non è stata archiviata alla storia. Si è riprodotta nel tempo ed è arrivata sino ai nostri giorni. Le forze politiche dell'attuale maggioranza politica, promotrice dell'organico e complesso progetto di disarticolazione della Costituzione in corso d'opera, sono eredi e continuatrici di quelle stesse forze politiche che dall'inizio della storia repubblicana hanno manifestato la propria avversione alla Costituzione del 48. Alla luce di questa chiave di lettura retrospettiva, vanno lette e decodificate, a mio parere, le vicende del presente che si ricongiungono con un'interrotta continuità a quelle del passato. In questo contesto si scrivono e appaiono appunto come una riedizione aggiornata del passato le manovre di screditamento e le ripetute intimidazioni nei confronti della magistratura condotta apertamente da questa maggioranza politica con la discesa in campo di ministri e di vertici politici. Manovre di intimidazione dirette per un verso a preparare il terreno per le riforme costituzionali che si annunciano e nel contempo a disciplinare quella parte della magistratura indisponibile a rinnegare il proprio patriottismo costituzionale. Che fare? Il che fare, a mio parere, è riassumibile in un imperativo semplice e categorico che si impone a tutte le forze politiche e sociali autenticamente democratiche, e cioè fare fronte comune per difendere questa Costituzione senza se e senza ma. La sua difesa resta l'ultima spiaggia, il terreno elettivo della nuova resistenza. Sino a quando questa Costituzione sarà in vita, sapremo sempre da dove ricominciare, come quando in un palazzo sfigurano la facciata, rompono i tramezzi, ma le fondamenta restano. Se distruggono le fondamenta, non ci sarà più casa comune.